Proseguono gli incontri dedicati del Napoli Teatro Festival. A Villa Pignatelli questa mattina il danzatore, scenografo e acrobata James Thierry, il coreografo Reggie Gray e il regista Daniele Salvo hanno presentato i lavori prossimamente in scena a Napoli. James Thierry con La Grenouille avant raison. La rana aveva ragione, un racconto brillante e leggero sul mondo dell'infanzia. Flex invece è una creazione collettiva di Reggie Gray e Peter Sellers. I danzatori, attraverso un linguaggio del corpo innovativo, esprimono temi di disagio sociale collegati alla cultura del movimento dei sobborghi neri. Daniele Salvo invece presenta Il Funambolo, uno dei testi più discussi dello scrittore francese Genet, che nel 1956 conobbe un giovane artista di circo, Abdallah. Lo scrittore si legò a lui e lo seguì in Europa. Genet col tempo convincerà Abdallah a salire sul filo da funambolo. Il giovane salì, ma cadde, vi risalì ancora, ma cadde nuovamente e fu la fine della sua carriera. Nel febbraio del 64 Abdallah si uccise. Protagonisti dello spettacolo Andrea Giordana e Giuseppe Zeno. Lo spettacolo, devo dire che quando mi è stato offerto da Daniele mi ha folgorato il testo. È stata un'emozione immediata, il desiderio di farlo, di vedere che cosa sarebbe potuto uscire fuori da questo magma incandescente. Il testo è in continua sospensione, sta sempre per accadere qualcosa che non accade, è sempre in bilico, e io interpreto colui che, del quale poi insomma, si innamora e cerca, proprio facendone il suo doppio, lo induce, quasi lo plagia a salire sul filo in questa condizione di precario equilibrio, che è anche un po' quel precario equilibrio che noi ritroviamo anche nella vita, no? Anche nei rapporti, nell'amore, questa costante anche delusione, se vogliamo, no? nel non corrispondere forse anche alle aspettative, no? Della persona che si ama, eccetera. C'è anche questa conflittualità che emerge forte, insomma, nel testo, che noi abbiamo cercato di portare in scena. Ieri sera invece al bacino borbonico Molo San Vincenzo è andato in scena Mare Mater, la storia della nave Caracciolo e del suo capitano Giulia Civita Franceschi. Lo spettacolo mette in scena l'esperimento educativo della nave asilo Caracciolo, una pirocorvetta in disuso donata dalla Marina Militare. A dirigerla fu chiamata Giulia Civita Franceschi, che 15 anni di attività raccolse nei vicoli di Napoli oltre 750 ragazzi, sottraendoli a una condizione di abbandono e delinquenza e indirizzandoli ai mestieri del mare.